non è una vera cabriolet. I fianchi rimangono quelli della versione chiusa e ad aprirsi è soltanto la fascia centrale del tetto, lunotto incluso. Un tetto realizzato da Webasto, da sempre il riferimento per i tetti apribili. Un tetto di grande qualità a cui Citroën ha aggiunto il tocco di stile, con tre tessuti differenti. Jacquard a due fili per riprodurre il logo DS riprendendo lo stile Gucci, un elegantissimo tessuto a tre fili per riprodurre un effetto cangiante sui toni del blu e un più normale tetto nero. Un tocco speciale nello stile della DS3, la versione cabriolet lo porta con le luci posteriori. Grazie a un gioco di luci e specchi, una volta accese, hanno un disegno tridimensionale con un effetto davvero magico. Il tetto si apre in 16 secondi e si manovra fino a 120 km/h. La buona qualità si fa sentire a tetto chiuso, con un'ottima insonorizzazione, aiutata anche da un'ottima aerodinamica, uguale a quella del modello chiuso. E a tetto aperto, con una protezione ben calibrata anche alla velocità massima per chi siede davanti, specie se si apre completamente il tetto abbassando anche il lunotto. In soccorso di chi siede dietro o per eliminare qualche turbolenza in più nell'apertura intermedia del tetto c'è il frangivento che si può bloccare in posizione chiusa o aperta. Al volante i 25 kg in più della versione cabriolet non si sentono e la DS3 mantiene i pregi e difetti della DS chiusa, come gli ottimi motori a benzina e a gasolio e la tendenza a sinistra in accelerazione e a destra in decelerazione, che rende più impegnativa e meno precisa la guida sul dritto e soprattutto in curva. Certo non è una vera cabrio, non si apre completamente, però questo le consente di mantenere alcuni dei vantaggi della versione chiusa. 5 posti, un bagagliaio degno di tale nome e anche una certa rigidezza strutturale che anche in termini di sicurezza è importante. E poi col tetto blu è veramente so chic.